Una volta mio padre mi disse: quando vai in bicicletta al buio, ricordati di accendere la luce davanti e anche quella dietro, così le macchine ti possono vedere meglio. La luce ci permette di vedere e di essere visti. Fare di Gesù la nostra luce e seguirlo significa diventare a nostra volta luce. Se lo segui, avrai la luce della vita, diventerai luce. Per giunta non la luce di una lampadina, della lampadina della tua camera o la luce di un faro di un campo da calcio, bensì la luce del mondo. Ai farisei che mettevano in dubbio la sua testimonianza, Gesù risponde: la mia testimonianza è vera, perché so da dove viene e a cosa porterà. Ovvero Gesù afferma che la sua testimonianza ha delle radici forti, ha un'origine certa e anche una destinazione ben precisa. Lo si capisce ancora meglio quando afferma: io non sono solo. E questo è il nocciolo della questione. La sua testimonianza è vera perché Gesù non è solo. Questo è uno dei doni più grandi della nostra fede. Poter gridare al mondo: io non sono solo. Ricordati, tu non sei solo. Tu non sei sola. Tu non sarai più abbandonata. Mai più. Gesù, dov'è tuo padre? Quel padre che non ti fa sentire solo. Come i farisei, a volte anch'io non lo vedo, non lo sento. E Gesù sembra dirci: guardati allo specchio, guardati bene. Hai i lineamenti di tuo padre nel volto, ma anche nei desideri del cuore. Se tu conoscessi fino in fondo i tuoi lineamenti, conosceresti anche i lineamenti del padre tuo. E lo scopriresti dentro di te.